Per Pisano oggi Andrea Soncin, alla vigilia della importantissima sfida fra Ascoli e Gubbio. Allora Andrea, com'è la squadra, com'è il morale della squadra alla vigilia di questa importantissima gara, la prima di tre gare, non direi quasi fondamentali, ma insomma importantissime, no? Ascoli, Vicenza, Gubbio, Vicenza e la terza gara sarà quella con la Nocerina. Sì, siamo consapevoli che sia una partita importantissima, c'è la tensione, quella tensione giusta che si respira prima di partite di questa importanza. Consapevoli che ci vuole una grandissima prestazione con grossa concentrazione e massima determinazione per cercare di ottenere un risultato importante. Tu e Papa Vaigo a Torino vi siete dati molto da fare, tu in particolare ti sei sacrificato, cosa che è già successa anche nelle altre partite in casa. Ti pesa questo tuo sacrificio in fase difensiva oppure è una spinta in più per attaccare meglio lo spazio quando avrete la palla? No, guarda, il sacrificio deve essere il primo punto di partenza della nostra squadra. Penso che in passato ci ha portato risultati importanti. Di sicuro in casa dobbiamo provare a dare quel qualcosa in più che per ora ci ha così penalizzato in molte partite, perché comunque una vittoria solo nel girone d'andata in casa è poco, bisogna assolutamente fare qualcosa in più. In attesa del pubblico delle grandi occasioni, però dobbiamo anche rivolgere un appello un po' alla dea bendata, la fortuna che non ci ha mai tanto aiutato quest'anno, perché come ha detto il mister negli scorsi giorni, adesso è ora di vincere senza se, senza ma, in qualsiasi modo. Ah beh, sicuramente, guarda, mi andrebbe benissimo una vittoria con un autogol come quello che abbiamo subito col Padova. No, a parte gli scherzi, speriamo che da adesso in poi qualche episodio ci sia favorevole e ci possa magari dare quel pizzico di fortuna e di slancio che ci possa permettere di recuperare questi punti per compiere un'impresa. Ultima domanda, hai già spiegato a Scalise dove metterti la palla per colpire di testa e fare gol? No, no, lui è un giocatore d'esperienza, ha fatto tanti anni anche se nelle categorie inferiori, però non c'è da insegnargli nulla.